Ma siamo convinti che Osimhen verrà ceduto a 130 milioni quest'estate? Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario del Telderion. Oggi siamo qui riuniti in questo video per fare un po' Parliamo di calciomercato, ecco, oggi parliamo di calciomercato e di un argomento che sicuramente nella prossima estate sarà predominante. Prima di cominciare, però, come sempre, vi ricordo innanzitutto l'iscrizione al canale perché è totalmente gratuito e poi attivate anche la campanella perché così rimarrete sempre aggiornati sull'uscita dei miei nuovi video. Allora, da dove nasce questo video? Nasce da un articolo che ho letto ieri sera della Gazzetta, dove parla di questo probabile potenziale giocatore che andrà a sostituire, diciamo, la prossima estate, Osimhen, perché tanto, ragazzi, cioè, sappiamo tutti che la prossima estate al 99% Osimhen verrà ceduto. Quindi ho approfittato di questo articolo che parlava di Santiago Jiménez. Diceva che appunto il Napoli aveva individuato in Jiménez la punta del Feyenoord, l'erede di Osimhen. Quindi ho approfittato di questo articolo per parlare appunto di questo tema, cioè quale sarà, chi sarà l'erede di Osimhen al Napoli. Da un po' di settimane che avevo intenzione di fare questo video, però diciamo, ho fatto accumulare un po' di nomi per parlarne. E quindi andiamo a parlare di questa cosa. Innanzitutto ci tengo a precisare, ragazzi, parliamo sempre di calciomercato, parliamo di calciomercato a marzo, non parliamo di cose, diciamo, al 100% certe e sicure. L'unica certezza è che Osimhen verrà ceduto. Poi sui nomi possiamo speculare, possiamo dire cose, possiamo fare ragionamenti, però poi la verità la sapremo tra qualche mese. Allora, ragazzi, prima di parlare dei nomi, dei potenziali sostituti, io direi innanzitutto di parlare della cessione di Osimhen. Osimhen, come vi ho detto prima, quasi sicuramente in quest'estate verrà ceduto. E i motivi, secondo me, sono tanti. Innanzitutto, scadenza del contratto. Osimhen ha fatto un rinnovo qualche mese fa con scadenza nel 2026, quindi tra 2 stagioni, però diciamo l'estate prossima è il momento perfetto per vendere Osimhen perché in quel periodo, diciamo, puoi massimizzare la cessione. Se aspetti gennaio 2025 o peggio ancora estate 2025, arrivi alla scadenza di un anno. Arriva un anno dalla scadenza e quindi il valore, cioè tu più passa il tempo, il valore decresce, ok? Altri motivi quali possono essere per la cessione di Osimhen? L'ingaggio, 10 milioni netti, è un ingaggio assolutamente fuori portata per il Napoli. Io ci ho messo come terzo motivo la fine di un ciclo, perché comunque, ragazzi, Osimhen è arrivato con Gattuso. L'anno attuale è il quarto per Osimhen. Dopo 4 stagioni, bene o male, un calciatore nel Napoli viene, diciamo, vede terminarsi un percorso. No, diciamo che adesso Osimhen è in rampa di lancio per fare lo step successivo in carriera. E nei mesi scorsi, comunque, Osimhen ha fatto intendere che ormai è pronto per fare questo salto di categoria. Quindi, tutti questi motivi. Poi vi ho messo altri 2 motivi che sono comunque il carattere e le vicende extracampo. Osimhen è un giocatore comunque che è difficile da gestire e che ti può portare dei problemi extracampo. E questa cosa, ragazzi, state certi che incide sulla valutazione del calciatore e poi un club che lo compra comunque deve valutare rischi e benefici. E tra i rischi, secondo me, sicuramente c'è questa cosa delle vicende extracampo, il fatto del TikTok, la situazione in Nigeria con la sorella. Tutte queste cose comunque vanno a incidere sulla valutazione di un giocatore. E l'altra cosa che rientra nei rischi, secondo me, sono gli infortuni. Perché, ragazzi, in questi 4 anni, comunque, Osimhen ha dimostrato di essere un giocatore che non ti fa tutte le partite. Io mi sono andato a fare anche un calcolo. Osimhen ha giocato in queste 4 stagioni 184 partite. E di queste 184, 59 le ha saltate. Praticamente il 32%. E ragazzi, il 32% per una punta non sono poche. Questo fatto degli infortuni può sicuramente andare a incidere sul valore di mercato del giocatore, su quanto un club è disposto a spendere per un giocatore che comunque salta bene o male una partita su 3. E proprio riguardo al prezzo, io adesso apro un altro tema, ok? Ma siamo convinti che Osimhen verrà ceduto a 130 milioni quest'estate? Dicono che ci sia questa clausola rescissoria da 130 milioni, che
De Laurentiis ha ammesso comunque per pararsi da una svalutazione. Ok, ora la mia domanda è: siamo convinti che arrivi questa offerta da 130 milioni? E è una domanda che giro anche a voi. Ditemi nei commenti se secondo voi è possibile che arrivino questi 130 milioni. Io non ne sono così convinto, anzi secondo me, dico proprio la sincera verità, se ne arrivano 90, 100 è un miracolo. Innanzitutto perché il Napoli, ragazzi, l'anno prossimo non farà la Champions League, e ne abbiamo parlato ieri nel video. Tra parentesi, ragazzi, il video di ieri è andato bene e vi ringrazio. Comunque, se qualcuno di voi se l'è perso, lo trova qua nelle schede, dove appunto attraverso dei calcoli matematici vi ho spiegato che la Champions League l'anno prossimo è praticamente impossibile. Quindi il Napoli senza Champions League, ragazzi, è un conto, il Napoli con la Champions League è un altro conto, e mi sto riferendo alla valutazione della rosa, perché un Napoli con la Champions League ha un valore di rosa, ha un certo tipo di valore. Senza Champions League questo valore di rosa se ne cala, e diciamo nel calo è incluso anche Osimhen. Questa cosa già, diciamo, di base va a incidere sulla valutazione del calciatore. Poi aggiungiamoci gli infortuni, le vicende extracampo, tutte queste cose vanno comunque a influenzare il valore di mercato di un giocatore. E quindi io non sono onestamente così convinto che ne arrivino 130. La fila ci sarà per prendere Osimhen, ma non credo a quelle cifre. Un club su tutti che potrebbe venire a prendersi Osimhen sicuramente è il Paris Saint-Germain, che prenderà Mbappé. Adesso diciamo, arriviamo al tema del video. Quali sono questi eredi di Osimhen? Ci sono dei nomi? Sì. A oggi diciamo che io ho individuato 4 opzioni. Opzione numero 1. Joshua Zirkzee. Zirkzee lo conosciamo tutti. Calciatore che adesso sta al Bologna, sta facendo una stagione incredibile. Zirkzee, tra tutti i nomi che vi farò in questo video, secondo me è il migliore. È un attaccante proprio a 360 gradi, è alto, duello aereo ce l'ha, protezione palla, ragazzi, che secondo me è micidiale. Sa giocare a spalle alla porta, sa smistare i palloni, sa fraseggiare, sa attaccare la profondità, c'ha il fiuto del gol, sa fare tutto Zirkzee. In contemporanea, secondo me, è l'attaccante meno facile da prendere, per un semplice motivo, raga. Secondo me su Zirkzee ci dovevi arrivare quando stava al Parma. Oggi Zirkzee è già sulla bocca di tutti i club più importanti europei. È un giocatore che ormai, secondo me, ha già superato la dimensione del Napoli ed è pronto a fare lo step successivo, quindi in un top club europeo. E poi, ragazzi, state certi, e comunque dopo questa stagione, in estate, io dubito che rimanga a Bologna. In generale ci sarà un'asta pazzesca, e il Napoli sappiamo che le aste non le fa. Quindi onestamente Zirkzee, che è un nome che è stato fatto in questi mesi, per me è il nome perfetto che andrei a prendere seduta stante, ma credo che ormai sia fuori portata e sia destinato al club più importante del Napoli. Quindi scartiamo questa opzione. Ne abbiamo altre due che potenzialmente possono essere quelle più veritiere, e sono una Jonathan David, l'attaccante del Lille, e l'altra è appunto Santiago Giménez. Ora parliamo di due giocatori che sono diversi tra di loro. Diciamo che David è un giocatore che dal punto di vista delle caratteristiche è un po' simile a Osimhen, cioè un giocatore che comunque sa attaccare bene la profondità, attaccante comunque non molto, diciamo, strutturato fisicamente, 1,78 m, è un giocatore comunque spazia tantissimo, è molto dinamico ed è anche bravo in questa cosa, è meglio di Osimhen, è bravo a fraseggiare e impostare il gioco. Quindi è un giocatore comunque che ti sa sia attaccare la profondità, allo stesso tempo ti permette anche di giocare spalle alla porta e fraseggiare, cosa che Osimhen non sa fare benissimo. La cosa interessante da dire di David, ragazzi, è che ha il contratto in scadenza nel 2025. Da fonti, diciamo, che ho visto un po' su internet, è quasi certo che non rinnoverà il contratto. Quindi tu potenzialmente ti vai a prendere un calciatore che tra un anno gli scadrà il contratto, e quindi puoi prenderlo a un prezzo più basso. Attualmente su Transfermarkt David vale 50 milioni. E apro una piccola parentesi sul valore di mercato. Perché? Perché diciamo, la storia ci dice che De Laurentiis negli anni non ha mai, diciamo, badato a spese per il centravanti. Diciamo che in quel ruolo
De Laurentiis non si è fatto mai problemi a spendere tanti soldi. Io qua mi sono segnato un po' gli acquisti più importanti per quanto riguarda l'attacco. Il primo è stato Lavezzi, stagione 2007-2008, quindi Napoli torna in Serie A. Vengono spesi 5 milioni e 60. Bisogna contestualizzare, cioè il Napoli nel 2007 non era il Napoli di oggi, quindi 5 milioni per oggi sono niente, allora 5 milioni e 600 mila su un giocatore comunque sconosciuto che veniva dall'Argentina erano tanti soldi. Stagione 10-11, Cavani, preso dal Palermo, 18 milioni. 18 milioni all'ora erano tanti per quel Napoli. Stagione 13-14, viene preso Mertens a 9 milioni e mezzo, però diciamo Mertens è un po' un caso particolare perché era stato preso per fare la riserva, poi per altri motivi è diventato quel che è diventato, però nella stagione 13-14 il Napoli prende Higuain a 40 milioni, bella cifra. Stagione 16-17, Milik preso dall'Ajax, 35 milioni. E poi vabbè, abbiamo Osimhen che è stato pagato tra i 50 e i 55 escludendo i 3 della primavera. Quindi De Laurentiis nel ruolo del centravanti non ha mai badato a spese, ha sempre, diciamo, lì è l'unico ruolo dove forse non si è mai fatto problemi a spendere tanti soldi, perché comunque il centravanti, ragazzi, è la stella della squadra, è il nome più commerciale, è quello più facile, diciamo, da valorizzare perché fa i gol, quindi su quello, diciamo, sul spendere tanti soldi per una punta non ho tantissimi dubbi. Chiusa questa parentesi sul valore di mercato, David ha il contratto in scadenza nel 2025, attaccante che sotto certi aspetti ricorda Osimhen, sotto altri sembra migliore, 24 anni. Tra tutti i nomi che vi ho fatto, tolto Zirkzee, secondo me David è il nome più papabile. Sapete perché? Per un motivo importante, secondo me. Lui è nazionale canadese. Vi ricordate quando De Laurentiis nell'estate diceva vorrei prendere un americano perché così mi apro al mercato nordamericano che è in crescita, quindi ti trovi nuovo pubblico, nuovi sponsor? Ecco, io Jonathan David lo metto un gradino più in alto rispetto agli altri per questo motivo, perché lui ha nazionalità canadese e statunitense. Se tu prendi un giocatore come David, porti il marchio Napoli nel Nord America e ti apri quindi a un nuovo mercato che il Napoli non aveva mai preso finora, perché gli americani, che io ricordi, manco uno preso. E diciamo che sotto questo aspetto è un acquisto stile Kim, che ti apri ai sud, alla Corea del Sud. Lozano ti apri al mercato messicano. Kvara ti apri al mercato georgiano. Poi questo mercato, una volta che lo hai preso, lo devi fidelizzare, lo devi consolidare, te lo devi coccolare. In questo modo lo fai diventare, diciamo, una fetta di tifosi che aumenta e che diventano tifosi del Napoli e non più dei vari Lozano, Kim, Kvara. Però questa è un'altra storia. Quindi David, se devo fare un nome, dico proprio David, ma soltanto per questa cosa del mercato. Perché poi a livello tecnico, ragazzi, dipende dall'allenatore. Cioè, se l'allenatore vuole un attaccante stile David con quelle caratteristiche, allora vi dico lui. Ma se vuole un attaccante, che so, stile Raspadori, stile Scamacca, cioè un prototipo di quel tipo di giocatore, allora poi bisogna andare su altri nomi. E su questo non possiamo dire niente, perché l'allenatore non sappiamo ancora chi è, non sappiamo ancora chi sarà il direttore sportivo. Quindi io dico David solo per questa questione del mercato nordamericano. L'altro nome è Santiago Jiménez, punta classe 2001 del PSV Eindhoven. Lui è argentino perché è nato a Buenos Aires, però ha tre nazionalità: Argentina, Messico e Italia. Attenzione, non è una cosa da ignorare, perché essendo nazionalità italiana ti permette comunque di non sprecare lo slot extracomunitario. Piede mancino, attualmente ha fatto 24 gol in 31 partite, una media bella importante. Jiménez, tra tutti questi nomi che vi ho fatto, è il più bomber, cioè la finalizzazione, il fiuto del gol, sicuramente lui è quello che ne ha di più rispetto a tutti gli altri. 1,82 m, bravo nel gioco aereo nonostante non sia tutto questo granché in altezza, forte fisicamente, abile palla al piede e poi gioco aereo. Queste sono un po' le caratteristiche di Jiménez. La richiesta del PSV è di circa 50 milioni, però per quello che vi ho detto prima,
Non vedo problemi sotto questo punto di vista. Davide sicuramente avrà un prezzo più basso perché ha il contratto in scadenza tra l'anno prossimo, invece Jimenez ha il contratto in scadenza nel 2027, quindi potrebbero anche chiedere un po' di più. Comunque non è quello il problema. C'è secondo me un'altra strada che il Napoli può percorrere, che io non escluderei a priori, ovvero quello di vendere Osimhen e non prendere nessuno. Perché tu in rosa c'hai comunque Raspadori e Osimhen. E ricordiamo, ragazzi, che Raspadori è stato un altro investimento importante del Napoli, pagato 30 milioni. Quindi può essere anche che l'erede di Osimhen tu ce l'hai già in casa, Raspadori. Poi questo si collega comunque sempre alla questione dell'allenatore. Se tu prendi un allenatore che vuole come attaccante uno alla Raspadori, allora vendi Osimhen, non ti prendi nessuno e magari sti soldi li usi in altri reparti, una parte te li tieni stipati e te li usi per il centro sportivo, può essere proprio un'idea. Però se l'allenatore vuole un giocatore alla Raspadori, ti tieni Raspadori e quindi c'è già il sostituto pronto in casa. Dipende là dall'allenatore, da che prototipo di attaccante vuole. Però secondo me l'opzione vendi Osimhen e tieni Raspa e Simeone non è secondo me da scartare a priori. E poi ragazzi, può essere un qualsiasi altro nome che non è stato fatto in questo video, perché quante volte il difensore centrale quest'estate si parlava di Danzo, di Kilman, di Lenormand, è arrivato Nathan. Quindi può essere tranquillamente che arriva un altro nome che non ha fatto nessuno e che quindi un po' ci spiazza tutti. Quindi ragazzi, questa è la situazione. La cosa certa è che un cambio verrà fatto lì. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere la vostra. Secondo voi l'erede di Osimhen sarà David, sarà Jimenez, sarà Raspadori o Simeone o sarà un altro nome che nessuno ha fatto? Perché può essere anche quello. Ditemi la vostra nei commenti. Detto questo, lasciate un bel like, mi raccomando, che è gratis. Condividete il video, ragazzi, e commentate perché facendo tutte queste cose date un aiuto all'algoritmo che quindi spinge il video a più persone e quindi possiamo crescere. Iscrivetevi, che è totalmente gratis e fatelo perché tanti di voi guardano i video ma non si iscrivono, ci perdete giusto 3 secondi della vostra vita ed è gratis, e attivate poi la campanella. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Sempre e comunque, forza Napoli, e speriamo che questi soldi che arriveranno dalla cessione di Osimhen vengano spesi bene, perché in chiusura vi ricordo che i soldi di Higuaín non è che siano stati spesi così bene, eh?